Buongiorno a tutti, spero che riuscite a sentirmi bene, a vedermi bene, spero nei commenti che, che tutto sia ok. Uh, sono contento uh, di vedere che siete già numerosi e quindi benvenuti a tutti. Uh, eccoci al secondo appuntamento insieme per parlare dei corpi sottili. Si sente bene? Spero di sì. Spero sì. che riuscivi a sentirmi bene, bene. Sì. Ok, eccoci al secondo appuntamento insieme per parlare dei corpi sottili. Eh, oggi, 22 marzo del 2021, eh, faremo giustamente un approfondimento. Il secondo appuntamento, eh, dopo il primo che abbiamo parlato. Uh, abbiamo fatto un'introduzione, quindi adesso il secondo. Ricordatevi che potete comunque uh, ritrovare il primo incontro uh, su YouTube. E ringrazio dell'invito uh, e dell'ospitalità su Focus 3.0, Il Mistero della Vita, a Anna Tamburini, che è presente, e a Enrico Balantini, uh, che, che hanno orchestrato tutto questo incontro. E vorrei ringraziare del cuore per questo. Uh, quindi, per chi era presente all'incontro un mese fa, il titolo di queste mie serate è L'educazione e la percezione dei corpi sottili. La volta scorsa abbiamo parlato del corpo eterico e questa volta uh, andiamo a approfondire questo corpo eterico e parlare delle emozioni. Uh, mi sembra che siamo già in tanti. E quindi sono contento uh, di vedervi tutti uh, l'immagine è un po sfocata ok vado a vedere che cosa riesco a fare uh, spero che uh, vado a vedere se riesco a migliorare l'immagine se sì. ecco è meglio così ecco spero che mi vedete uh, meglio con l'immagine così allora, volevo uh, parlarvi, giustamente, vado a fare uh, qualche approfondimento uh, sulla nozione, sulle prime nozioni dei corpi sottili. Devo parlare del corpo eterico, ci sono state tantissime domande uh, l'altra volta su che cosa è il corpo eterico, come funziona, e quindi vorrei un po' approfondire su questi campi perché sono uh, campi in cui. Uh, esiste molto poca letteratura, molte poche informazioni. Allora dicono che l'immagine non si vede bene. Uh, questo mi dispiace un po'. Come si può migliorare l'immagine? Vado a vedere se riesco... Riuscite a vedere bene l'immagine o no? Basta sentire la tua voce, grazie. Allora andiamo uh, in particolare. Insomma, bisogna accontentarsi tra poco. Uh, vi farò avere dei slides per spiegare meglio che cos'è questa realtà, realtà sottile. Ma credo che la cosa più importante da capire è che. Uh, 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 un attimo solo. Anna? Sì? D'accordo, ok. Non è grave, ok, grazie. grazie. Quindi Anna che mi dice che l'immagine è comunque accettabile. Allora, la prima cosa che uh, vorrei spiegarvi, vado a vedere se, uh, se così si, se, si vede meglio. Comunque... Il principio di base è che il corpo eterico è proprio la porta dei mondi sottili, ossia è quello che collega il corpo fisico con i mondi eh, sottili. Ecco perché vorrei insistere su questo corpo eterico che ha un nome che data del 1905, è stato Charles Lee Bitter che gli ha dato questo nome, che è proprio eh, il, veniva chiamato al tempo degli egizi il Ka. Ka significa proprio il... Il doppio, e quindi di ogni cellula, ogni organo, ogni parte del nostro corpo ha il suo doppio. E la cosa interessante da sapere è che ci possono essere un corpo, e tutti i corpi hanno un doppio, quindi un corpo eterico, ma ci sono degli esseri che vivono solo nell'eterico, senza avere una controparte fisica. Ci sono Chiaramente, le, uh, i fantasmi, ossia coloro che rimangono un po' troppo tempo sulla sfera terrestre, che non, hanno, non avendo più un corpo fisico per forza, hanno il corpo eterico, che è il primo corpo sottile, chiaramente hanno i corpi più elevati, di cui parleremo dopo, ma come base hanno il corpo eterico, e quello è la base per poter. Smuovere le cose, ossia che se un fantasma non riesce a sviluppare bene un corpo eterico, effettivamente non riuscirà più a fare qualche rumore, sino, se no fa qualche rumore, che fantasma è, scusi. Quindi, questo è una cosa eh, importante. Anche gli esseri della natura, le fate, gli elfi, i gnomi hanno un corpo eterico che può essere talmente denso che. Uh, può dare l'impressione che si veda qualcosa di sfocato, come uh, l'impressione di avere intorno a sé una, uh, una nuvola o l'impressione che ecco ci è sembrato che ci sia qualcuno. Questo dà l'iterico quando non c'è il fisico e, ed è molto interessante perché uh, spesso le rappresentazioni dei fantasmi sono di un lenzuolo bianco. Ma dà questa impressione di bianco quando si vede nel, nell'aura, e l'abbiamo tutti intorno a noi. Ed è molto, si vede in modo molto stretto, si vede realmente più o meno un centimetro, un centimetro e mezzo, che quello che si vede negli esseri umani. Chiaramente sulle piante si vede molto di più. Perché si vede molto di più? Perché le piante hanno solo il corpo eterico e quindi essenzialmente il corpo eterico, quindi vanno a sviluppare tutta la potenza, più che sono alberi, si vedono soprattutto gli alberi maestri, si vedono tutti i quattro livelli dell'eterico di cui veniamo a parlare che uh, sono associati ai quattro elementi. E questi quattro andiamo dopo a spiegare rapidamente di cosa si tratta perché sono importantissimi nello sviluppo della natura. E quindi se vi interessa è, uh, è di approfondire come funziona che cosa sono questi diversi corpi sottili e quattro deleterico poi dopo ci sono le emozioni che hanno un corpo ci sono i pensieri che hanno un corpo ci sono le nostre intuizioni che hanno un corpo quindi questi sono i corpi superiori ma possono interagire con il corpo fisico solo perché c'è questo velcro in qualche modo il corpo etetico è quello che fa sì che si attacca i corpi sottili al corpo fisico. Ecco perché la mattina quando ci svegliamo e che ci svegliamo di botta perché ci è svegliato la, la sveglia, abbiamo l'impressione che, per esempio, il nostro braccio si trova altrove, ossia che si trova qua, invece si trova appoggiato e non lo riusciamo più a muovere perché? Perché significa che i corpi superiori in particolar modo il corpo emozionale, non ha aderito con il corpo eterico e quindi non riesce a far muovere il corpo fisico. Non riesce. E quindi in questo momento sto muovendo i miei braccia perché i miei corpi sottili della mente, il corpo, poi le emozioni, poi l'eterico, fa muovere le dita. Ma la cosa interessante è che spesso ci fidiamo di più il nostro cervello del corpo eterico che della realtà fisica. Ecco perché ogni tanto caschiamo. Se l'eterico la mattina ci siamo svegliati un po' male, un po' veloce, e l'eterico eh, non aderisce bene ai corpi sottili, allora intanto rimane non si aggancia bene nemmeno al corpo fisico, un po' tra le due, e allora abbiamo l'impressione di avere un, una gamba più corta dell'altra, che non è vero mm, fisicamente, ma nella sensazione, posso avere l'impressione che un braccio è diverso dall'altro perché il cervello usa di più il corpo eterico che il corpo fisico per fissarsi. Ecco anche quando è spostato l'eterico un po' a destra, un po' a sinistra. Ecco perché ci diamo dei colpi sulla parte che non è abbastanza protetta del corpo eterico. Perché? il cervello pensa che siamo un po' più a destra o un po' più a sinistra e quindi quando c'è una porta che arriva ogni tanto o un oggetto perché pensavamo di essere un po' spostati e questa è una cosa molto una cosa che faccio anche durante i miei corsi di spostare un po' uh, uh, il corpo eterico e la persona mh, fa fatica a camminare perché ha l'impressione che il suo piede è salito e questo fa tante problematiche anche nel corpo perché della schiena, perché se per esempio io sono convinto che il mio corpo eterico è più alto su una spalla che l'altra, allora che cosa faccio? Che vado a fare il movimento opposto per compensare. E quindi spesso certe persone sono un po' sbilanciate e non se ne rendono conto, ma cercano di correggere i difetti dell'eterico. Invece, Uh, questi difetti vengono dal fatto che il, son, il sonno non è abbastanza riparatore come dovrebbe essere perché un sonno riparatore permette all'eterico di ricaricarsi nei suoi quattro livelli e che sono fondamentali che andiamo a vedere, perché permettono la salute e quindi ecco perché sto uh, ribadendo su questi concetti perché andiamo a vedere quanto questo ci risana le cellule allora Parlando giustamente di questi diversi livelli, eh, la prima cosa: è, so, faremo un esercizio alla fine così vi rendete conto un po' di, di come è, è stato e il corpo eterico. Volevo dirvi anche una cosa importante, ancora di più per capire l'importanza: è che lui è responsabile del nostro invecchiamento, delle nostre rughe, tutte queste cose sono legate al la mancanza d'energia del corpo eterico. Lui mantiene in vita, mantiene in forza, in animo, il nostro corpo fisico. E quindi quando accade che l'eterico sminuisce eh, con, con l'intensità, con gli anni, ecco che spesso i cellule non hanno più la loro protezione, la loro matrice. Bisogna capire che l'eterico è la matrice che sostiene la vita. E siamo in primavera, siamo eh, nei primi giorni di primavera anche se non sembra della temperatura ma questo, questa primavera si creano a livello eterico l'impronta le gemme delle alberi si vede già l'impronta della foglia ossia che la matrice dell'eterico io vedo sulle piante già la foglia che già inizia a essere disegnata nell'eterico e poi la materia riempie ed ecco perché, per esempio, un fiore può svilupparsi tan, tan velocemente, perché è stato concepito mesi prima, lentamente a livello eterico, per poi essere condensato a livello fisico. Ma se non c'è eterico, non c'è fisico. Uh, vi racconto una storia uh, che mi ha raccontato giustamente uh, un amico che è andato in Egitto e che Aveva preso delle foto di questi monaci uh, che si coprono di cenere, che sono che giustamente a chi non piace fare la foto. Quindi lui le ha preso le foto e il sadu, quindi l'eremita, uh, si è arrabbiato e dalla, con la mano ha fatto così e ha sentito come se la, la camera si muovesse e lentamente ha detto. La sensazione che avevo è che la camera stava lentamente uh, scomparendo e ah, chiaramente uno può crederci oppure no ma questo non l'ho visto personalmente ma non mi faccio fatica a capirlo perché se non c'è la controparte eterica la matrice la materia si dissolve la materia bisogna capire che quello che noi vediamo è qui diamo un'importanza massimale è solo l'ultimo pezzo della catena dei corpi sottili, ossia che le leggi di questo mondo sono la conseguenza di tutte le leggi sottili che hanno prevalenza sulle leggi fisiche e quindi ecco perché per esempio per chi sa praticare la telechinesi o sa muovere gli oggetti a distanza che non è così difficile da sviluppare sono proprio delle emanazioni del corpo eterico che riesce a eh, prolungarsi e a far muovere un oggetto a distanza più chiaramente l'eterico è forte, e più riesce a spostare gli oggetti pesanti. Mi ricordo, eh, ancora in India quando eh, sono andato nel, nel Giri Mountains, le montagne azzurre, che si trovano un po' al di sopra del Kerala del Sud dell'India e in quelle montagne ci sono attorno delle tribù che hanno ancora le antiche pratiche dell'umanità e parlando con, con questa con una donna abbastanza anziana di quella tribù avevano dei questi sassi tondi eh, enormi eh, e lei diceva che erano us le usavano come allenamento per poterli spostare una volta con l'energia <ride> e quindi eh, questa energia che anticamente, effettivamente, come le grandi rocce, eh, come eh, con, con una qualità di vibrazione particolare, vedremo le quattro tipi di etere e si possono cambiare, spostare le pietre usando questi quattro livelli dell'eterico. Perché talmente attaccato al fisico che, se ti sollevi eh, la pietra, chiaramente. Uh, sollevi, chiaramente sollevi l'eterico e se tu sollevi l'eterico sollevi anche la pietra ecco perché sono costruiti anche spostamenti di pietre enormi negli, negli edifici antichi come uh, a Baal in, uh, in Libano le, sono delle pietre enormi come hanno fatto a spostarli con quelle stesse tecniche è proprio come un'onda uh, chiaramente e quando si vede qualcuno per esempio spostare un oggetto a distanza eh, l'eterico ha un difetto che è lento e effettivamente si propaga lentamente allora si vede una persona fare un movimento e poi l'effetto sull'oggetto accade qualche secondo dopo è sempre un po' in ritardo l'eterico ecco perché per esempio nei fumetti quando una persona corre si vede come se una parte di sé era un po' dietro Beh, è la stessa cosa, quando iniziamo a muovere velocemente, l'eterico ci vuole qualche secondo perché ritorni dentro, dentro il fisico. L'eterico è una cosa che permette anche la levitazione, per esempio. anche che, Se è proprio un chi l'ha praticato, comunque sono i monaci che, che lo fanno, dico, proprio, non parlano di questo mandare energia in basso. Per trovare questa leggerezza ci sono tantissime pratiche diverse, pratiche descritte nelle teste antiche per la levitazione e quindi uh, chiar chiar chiaramente sono tecniche già abbastanza avanzate. Spostare gli oggetti, questo lo può fare un po' tutti, basta un po' di allenamento, di concentrazione e si riesce a spostare degli, delle pene, eccetera. Questa non, non è una cosa molto difficile da fare. Dopo l'eterico anche ha una uh, capacità, per esempio, molto importante, che quando entriamo nell'acqua, nel momento di improvviso entriamo nell'acqua, c'è uno stacco, ossia si crea uno stacco leggero dell'eterico in cui, uh, perché è una situazione, un cambio molto rapido e lui è un po' di ritardo. Ed ecco perché anticamente il battesimo si faceva anche nell'immersione con l'acqua, perché in quell'attimo potevi staccare in qualche modo tutte le difese, perché l'eterico ha tante qualità, perché c'è l'energia, ma anche il luogo delle nostre più grandi memorie cellulari, ossia le memorie del corpo, memorie positive memorie anche ogni tanto negativi che creano malattia ed ecco perché uh, per esempio Giovanni Battista faceva l'immersione completa nel, nell'acqua del Giordano per poter creare un attimo in cui l'eterico si poteva almeno nelle sue parti superiori si staccava del corpo e lui in quell'attimo lì poteva dare una, una, un influsso di luce che veniva registrato, poi quando l'eterico entrava, rientrava questa luce veniva ancora di più memorizzata, perché l'eterico è una difesa, e meno male che ce l'abbiamo, ci permette di rimanere dentro di noi, è quello che ci fa sentire che siamo noi, che siamo dentro di noi, ci fa sentire gli organi, ci fa sentire il corpo, ha tante sensazioni, fa sentire la pelle, lo vedremo, tra poco faremo esercizi per renderlo ancora più concreto, ma l'eterico permette soprattutto di, uh, uh, di difendersi uh, di cose che possono essere aggressioni, perché chiaramente possono, altre persone possono creare uh, dei disagi. Lui, compatta, è una delle nostre tre difese uh, interiore anche con rispetto a un virus, per esempio. Uh, la pelle del corpo eterico è fondamentale per proteggersi. Quando qualcosa che non va accade, pelle, la pelle eterica si manifesta con una piccola vibrazione uh, sopra la pelle. si chiama. Spesso quando abbiamo la, la pelle d'occa, si dice la pelle d'occa, uh, spesso la sensazione di vibrazione la sentiamo leggermente sopra la pelle fisica. Dove si trova la pelle eterica? Perché l'eterico è leggermente più grande di quello che è la... Uh, la mano fisica o la testa fisica. Quindi, quando lui ha una memoria di tutto quello che è accaduto, è accaduto gli incidenti, le cose difficili, e allora quando Giovanni Battista faceva la, il battesimo, quella luce intensa che riusciva a canalizzare la faceva entrare dal capo, da solita al capo, dentro il corpo, e in quel momento in quel crocoterico non c'era e quindi il corpo fisico era vergine, era, prendeva questa luce, quando tornava l'eterico era come obbligato di registrare questa informazione e di lasciare l'impronta, che chiaramente uh, è, ci vuole molto tempo. Quello eterico vorrebbe, è molto ben descritto: ci sono tantissimi eh, libri che parlano dell'eterico. Cioè, il doppio eterico di Powell, uh, uh, c'è un libro di Charles Bitter sull'eterico, c'è anche uh, I quattro libri dell'eterico, I quattro eteri di um, uh, Rudolf Steiner e c'è la somma, ossia um, una ricerca molto approfondita da parte di Mer, nella sua agenda, l'agenda di Mer. Mer che ha seguito Sharobindo e che ha fatto eh, un testo illuminante sul, sull'eterico e poi chiaramente ci sono tutti gli altri scritti che ci sono anche che si trovano nelle antiche tradizioni su queste, sul questo eh, nella tradizione egizia nella tradizione induista anche molte informazioni su questo eh, eter che viene chiamato prana maya kosha ossia prana il respiro il soffio Maya, illusione coscia corpo, ossia è il corpo dell'illusione del respiro. Allora, tutti i corpi sono illusori, perché mi dà una percezione che, come lo vedremo, eh, ci serve nella vita di tutti i giorni, ma ogni tanto è un po, come, un po' sfocata, diciamolo così, e quindi ci dà una visione imperfetta delle cose. Più andiamo sui corpi superiori, e più la visione è giusta e usciamo dall'illusione maya. Quindi prana soffio, perché è il soffio, è molto legato al soffio, si ricarica con l'energia del soffio. Allora vorrei un po' eh, tornare su questo eh, corpo eterico, perché c'è una cosa molto importante che vorrei descrivere e che ci spiega il funzionamento delle piante. Ossia, le piante vivono essenzialmente con eh, il loro corpo eterico, i quattro livelli dell'eterico. E come il divino non ha mai voluto frenare un essere con rispetto all'altro, anche le piante, con quelli quattro eteri, rappresentano tutte le funzioni dei corpi superiori che loro non hanno. Ossia, e questa è una meraviglia, ossia che una pianta iniziata, una pianta maestra, ha talmente sviluppato i colpi sottili che può con l'eterico sentire emozioni, pensieri e così via, chiaramente cose molto più uh, essenziali, uh, non con tanto uh, il caos che noi abbiamo in, nella testa. Mm, e quindi... Credo che sia importante capire questo eterico perché permette di capire la base del nostro essere, la base di noi stessi. Allora vado a entrare in questi quattro livelli, vado a parlare ah no, dei nomi che ahimè eh, purtroppo non, non c'è stata una unificazione dei nomi eh, perché ahimè ogni autore ha, ha sviluppato il suo nome, allora cercherò di usare dei nomi. Molto parlanti quelli che spesso leggo più spesso andiamo a parlare di eterico denso più solido l'eterico vitale quello che dà l'energia l'eterico vitale poi parliamo dell'eterico luminoso e poi infine l'eterico riflettore e questi nomi riflettono le loro caratteristiche e quindi ci permettono di capire quanto è importante sviluppare tutti. Uh, il primo, l'eterico denso, di cui vorrei parlare adesso, è quello che mantiene la coesione delle cellule è il programma fondamentale della vita. Questo eterico mantiene ecco, l'esistenza delle cose. Anche le pietre hanno l'elettrico denso. Tutto, tutto quello che vivo è l'elettrico denso, ossia che è la prima cosa che permette di evitare la dissolvenza delle cose. Allora, per esempio, se io perdo energia, se io mi stanco, significa che l'elettrico denso non è più capace di mantenere l'energia dentro il corpo. Eh, per dare un'idea, non vi è mai capitato di sedervi e avete preso e poi dopo... Non riesco a salire dalla mia sedia. Allora, non parlo di, quando, di quelle serate, un po, in cui un po' con un po' di sangria, un po' di alcol, ci sono effetti collaterali, non parlo di questo. Ma per esempio, quando abbiamo avuto una notizia difficile, quando abbiamo avuto un incontro con una persona, un incontro stancante, allora ci, ho una, una chiamata che ci ha dato una notizia difficile, lo spazio di un istante sentiamo. Tutta l'energia le se ne va. Questo significa che l'eter non ha più potuto mantenere la nostra densità e quindi ci sentiamo evaporare. La prima sensazione che viene è di bianco. Non sappiamo più uh, dove siamo. Allora, per sentire questo, uh, quando uno segue cinque ore di televisione di seguito di... Serie B americane, eccetera. Posso assicurarvi che si crea questo spazio bianco della testa che è legato al fatto che ecco, non ci ricordiamo più nemmeno di, di niente di quello che abbiamo vissuto, perché l'eterico non ci ha mantenuto qua. E l'eterico denso è quello che ci mantiene presente nel corpo, e quindi la sensazione che dà l'eterico denso quando si sfilascia, e la sensazione di, di perdere concretezza per esempio voi riuscite a sentire in questo momento dove sono i vostri piedi riuscite a sentire anche lo spazio che c'è tra i piedi e il bacino sentite tutto lo spazio delle gambe o ci sono dei punti in cui non sento proprio per esempio anche partendo dal bacino fino all'alto, si sente tutto il mio stomaco, i miei intestini, riesco a, sentire la, a percepire la loro presenza. Sento anche lo spazio che c'è tra le mani e le spalle, lo spazio che c'è tra le dita e la mano. Tutto si sente una compattezza di tutto il mio corpo, significa che il mio corpo denso è a posto. Se non lo sento, forse qualche <ride> miglioramento ci sarebbe da fare, ok. Se avete le domande non esitare a mettere nei commenti eh, le vostre domande, così eh, potremmo, potrò eh, rispondere e lasciare uno spazio eh, per le domande. L'eterico, un'ultima cosa sull'eterico: denso che è molto importante, è che quando Uh, sento per esempio che vado a dormire e sento un momento di espansione e che si allarga l'impressione che siamo più grandi di noi è proprio questa sensazione di compattezza che si dissolve l'eterico molla ossia è lui la parte del base del velcro l'eterico denso si assicura che il corpo fisico e tutti i corpi sottili del, del, del nostro spirito fino all'anima sono collegati. Se non c'è questo velcro, allora t, 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 la, uh, la sensazione non so se mi è mai capitato, sono incubi. Eh, ma di avvicinarsi al corpo, ma non, che il corpo non riesce a muoversi. Vogliamo muovere, e non riusciamo più a muovere. Questo significa che il velcro, e soprattutto il corpo, la parte densa dell'etterico, non si è attaccata. <ride> Allora, questa è la prima parte. Il secondo eh, eterico si chiama eterico vitale, che è la nostra forza vitale. Quell'eterico è molto più elettrico, molto più. Quindi eh, quando parli di... Eh, perché nei commenti vedo eh, i miei che eh, sono fior di pelle, e questo è questo l'eterico vitale come sono i nomi, dica ci dà la forza e viene stimolato chiaramente eh, quando siamo presenti e più abbiamo un corpo eterico denso, forte, allora più si va a sviluppare anche in contemporanea eh, l'eterico eh, vitale. L'eterico vitale ci dà la carica e quindi si ri... e al suo massimo la mattina e quando arriviamo alla sera che i nostri occhi si spengono da soli e cadiamo nel letto, questo è tipico del fatto che siamo arrivati al minimo vitale del corpo eterico vitale. E quindi lui quando è in eccesso si sente in cariche nervose e questo è... quando usiamo questa sua forza, perché è una forza molto grande elettrica, uh, può dare delle scosse date di noi. Quindi, per, sentiamo de, spesso, per esempio, quando è troppo carico, troppo nervoso prima di dormire si sente che le gambe, le gambe prima di allontanarsi fanno un movimento, bra, le braccia sono un modo del corpo di scaricare l'energia vitale. Che se è troppo alta non permette il sonno. E questo quando abbiamo, siamo troppo nervosi è ovvio che non riusciamo più a avere una, una notte completamente tranquilla. Anzi avremo una notte uh, spesso con tanti risvegli perché uh, l'eterico c'è cioè troppo velcro, cioè troppo, uh, si attacca troppo uh, bene la, uh, la, la pelle fisica con uh, la pelle eterica. Allora, questo si sente di più l'eterico vitale soprattutto intorno a noi e quell'eterico vitale mantiene la giovinezza è la chiave della giovinezza, ossia che più l'eterico vitale è forte e più, uh, è più va, va a poter far sì che tutto, uh, tutto va a essere carico e avremo energia di fare le cose, movimenti forti e la carica per tutta la giornata. Chiaramente il caffè stimola l'eterico vitale, uh, è una cosa che scompare. Nei tre giorni dopo la morte: ossia, una, quando saremo morti, avremo come massimo tre giorni per rimanere in contatto con il fisico. Ecco, perché certe persone, anche dopo morte, hanno la sensazione quando si tocca il corpo, le può fare un attimo tornare dentro, perché l'eterico vitale c'è più lavoro interiore più siamo staccati dalla materia e più questo si va a dissolvere veloce. Quindi vi auguro che in poche ore per voi, eh, potete, quando arriverà il momento, potete essere chiamati a un'altra realtà. Ma per le persone, eh, come dire, eh, ordinarie, ecco perché consiglio di, se una persona è molto attaccata al suo corpo, di non bruciare il corpo troppo velocemente. Perché l'eterico vitale non si è ancora completamente uh, sciolto, quindi, e allora non permette, uh, la persona potrebbe sentire ancora quello che capita sul corpo, corpo fisico, ultima cosa sull'eterico sull vitale, che mi piacerebbe aggiungere è che quello che spesso viene usato, per esempio, quando un, uno si è bruciato, ossia. C è, c è una, si crea un bruciore a livello fisico ma anche a livello sottile se l'eterico se l'impronta uh, dell'eterico vitale come un po' in ritardo perché questo è il suo vantaggio dell'eterico è sempre un po' in ritardo su quello che accade se in quel momento vi bruciate subito mettete un po' d'olio questo è molto buono per l'eterico vitale e cercate di far dimenticare alle cellule, la memoria che sono state bruciate, e questo permette proprio di, di togliere il fuoco in qualche modo, perché è un eter molto vitale, molto focoso, in qualche modo. Poi arriviamo all'eter, al uh, terzo eter. Terzo eter, che è l'eter luminoso, l'eter uh, che è quello che corrisponde in qualche modo, a a partire le emozioni che hanno le piante sono tutte le emozioni uh, non come noi le percepiamo, ma come le percepisce il corpo. Quando noi viviamo un'emozione, abbiamo dei traduttori che si trovano nel cervelletto dietro che vanno a avere come funzione di tradurre quello che noi percepiamo il messaggio per il corpo e nel linguaggio del corpo va a usare molto questo eter, luminoso, perché è un eter che uh, va a, a caricarsi, per esempio, mi sento soffocare perché nel mio lavoro non mi danno il mio spazio, allora i polmoni l'eter dei polmoni va a ricordare non posso respirare e va a creare asma. Questo asma è, è registrato nel eter luminoso, che non va bene, ma son, sono tutte le, le emozioni che purtroppo uh, va a registrare il corpo, che va a fare sì uh, che, um, uh, che si, si vanno a impregnare. E quelle emozioni invece del telumenolo in potrebbe essere giustamente una cosa bellissima, perché quello che irradia e che crea anche a livello fisico: ti avvicini di, una, di un albero e senti che è un albero saggio che ti ispira la pace. Queste emozioni te le tramanda l'eterico vitale della pianta, dell'albero che sia. E lo ritrovi anche l'eter vitale, una lettera uh, luminoso, lo trovi, uh, è quello che fa che la pianta, il, il piccolo seme, subito si orienta verso il cielo. E chi manca di etere luminoso tende a non tenersi più dritto, a essere sempre un po' ricurvo, perché si perde la connessione. In qualche modo è il modo luminoso della del corpo, perché proprio sono tanti messaggi corporei, perciò non sono emozioni complicate, sono emozioni molto semplici, molto basilari, che vanno a nel corpo fisico. E infine uh, l'Eter Luminoso è quello che permette la mattina quando ci svegliamo di dire sono felice. Non ho bisogno di null'altro, non è che uno si sente felice, non ha più bisogno di lottare per vivere, perché c'è questa luce che, si, che viene proprio dal corpo, eh? non è una questione emozionale, eccetera. No, è proprio il corpo che dice sto bene ed è la chiave della lunga vita. Se noi prendiamo un tempo ogni mattina per sentirsi luminosi, è semplicemente questa vita che ha voglia di irradiare, che ha voglia di dare. Ed è la logica del corpo che ci invita a dare all'altro e che ci invita a donarsi. Quindi è molto bello l'etere luminoso. Infine il quarto eter di cui vorrei parlarvi è l'eter uh, risplendente, resplende, o si chiama anche l'eter memoria. E lui. E in qualche modo corrisponde alle intuizioni della pianta, alle, alla parte più elevata della pianta e è lì che è registrato per la pianta quello che lei deve fare come crescita. Ossia, ogni pianta che fa che questo seme è un seme di un albero, si fa crescere come albero, questo è un seme di grano e va a crescere come grano. Questo è un seme di fiore e va a crescere come fiore. E questo è costantemente quello che per le piante le ricorda come sono. E questo si forma in noi uh, non solo nei primi mesi di, nel, nel grembo della nostra madre, ma nei primi mesi della, di vita. Per esempio, quando non è molto formato, il bambino appena nato spesso non ha la, il viso che avrà nel futuro, ma più un'anima è vecchia, e più inizia a avere il viso della vita passata, della vita che ha avuto prima. E questo è, eh, questo è quanto. Quindi è quello che volevo dire, spiegarvi è proprio che è la memoria di chi siamo. È quello che fa sì che <ride> i nostri capelli crescono stesso. Allora, per esempio, l'eterico uh, dei nostri capelli della testa e stanno lì per crescere all'infinito, ma i peli del corpo crescono fino a una certa lunghezza e poi si fermano perché la loro immagine dell'eter resplendente c'è il capello a questa lunghezza. E quindi, uh, noi uomini ci teniamo i capelli. Possiamo <ride> assicurarvi che. Certi pelli sono là, sono dalla mia infanzia, sono cresciuti, sono rimasti uguali, non crescono più. E questo altri, invece, quando uh, con, con gli anni, per esempio, uh, possono perdere l'impronta di questa lunghezza. E allora iniziano a diventare lunghi all'infinito perché non c'è più nell'Eter la l'informazione lunghe della lunghezza che dovrebbero raggiungere. E quindi c'è tutta l'immagine di, di quello che è il nostro viso, in questo etere splendente, si va a modificare, più pen, ci vediamo tristi, e più il nostro viso va a diventare triste, perché si, va, si vanno a plasmare questi pensieri tristi proprio sopra il nostro viso. Non so se sia uh, chiaro uh, per tutti. Quindi. Uh, c'è un'immagine che vorrei uh, farvi uh, vedere anche che spero di riuscirci ora, voilà. scusatemi che la metto allora, solamente un piccolo ricordo uh, per voi è che vado a mettere chiaramente quello che sono tutte le emozioni, che vedete tutti i visi di emozioni, ma c'era un'immagine che volevo riproporvi, l'ho fatto vedere l'altra volta, ma vi aiuterà tantissimo a capire uh, l'eterico. Ecco, vedete, so, allora vedo a vedere se riesco a fare questo meccanismo, sto provando, non sono uno specialista, ma uh, provo a farlo. solo eccolo qua uh, non so se riuscite a vedere spero di sì uh, vedete con uh, um, purtroppo non si riesce a vedere il uh, movimento uh, della uh, che si, che si trova, ma comunque eh, spero di riuscirci diversamente. Vabbè, eh, se riesco. Non solo. No, non è così. Non ci sono riuscito. Non importa. Comunque, eh, tutto questo per dirvi che c'è costantemente movimento dentro il corpo e loro si rinnovano costantemente. Allora, vorrei lasciare uno spazio per le domande adesso e poi faremo un esercizio concreto per uh, sperimentare questi uh, diversi livelli vado ah si vede, si sì, ok <ride> oh. si vedeva il movimento? non so se si vedeva il movimento ma quando un animale beve l'acqua come l'avete visto aspetta, quando, quando un animale beve allora automaticamente il suo eterico va a muoversi per uh, per nutrire ci quindi ci nutriamo anche dell'eterico del, del cibo che mangiamo del, dell'acqua che beviamo costantemente ci nutriamo delle, delle che c'è intorno a noi dell'aria adesso lascio spazio alle vostre domande numerose quindi vado a cercare di, di rispondere spero uh, ecco grazie per tutte le vostre uh, domande ok allora a me è successo di vedere un'aura molto intensa e bianca e molto larga attorno a una persona. Di solito mi succede quando la persona è vicino alla... Non è finito. Allora, sì, uh, l'eterico si vede uh, soprattutto vicino al corpo, ok? Uh, poi chiaramente le altre aure si vedono tutto intorno al corpo, quindi... Eh, la prossima volta andrò a parlare dell'aura emozionale e uh, se volete vi faccio vedere, spero di arrivarci questa volta. Uh, vado a far passare i slides. Sì. Emozionale. Eccola qua, vedete? Questa è l'aura emozionale che ha tanti livelli. La l'aura eterica è molto più come potete vedere qua, molto più vicina al corpo, molto più piccola in qualche modo, come lo potete vedere su questo, eh, su questo disegno. Voilà. Uh, allora, chiaramente Laura emozionale, che è più larga, che più o meno arriva qua, che anche lei ha due cape, ma andiamo a vedere più in dettaglio, uh, ma si vede all'inizio bianco, perché... Um, per avere la televisione bianco e nero costa di meno, e quindi ci abbiamo subito. La televisione a colore c'è il canone che è un po' più, più forte, e quindi ci vuole un po' più di pratica, ma arriverà sicuramente. Uh, buonasera, caro Bernardo, cosa può essere successo ad una persona quando si sveglia la mattina e è stanco e a pezzi? Allora, Questo significa che uh, non si è ricaricato bene uh, uh, l'eterico vitale, è chiaro, e quindi significa che c'è stato troppo stress. Ossia, se durante la giornata vivo troppe tensioni, difficoltà, qualcosa che è capitato che era difficile, tutto quello che volete, arrivo, arrivo la sera, crollo, e questo non è buono. L'ideale sarebbe di poter avere un tempo prima di dormire, dove leggere uh, una cosa tranquilla, uh, qualunque cosa che vi, vi ispira. Uh, in questo momento, per esempio, sono affascinato e mi studio la storia dell'Islam uh, del XII secolo, quindi uh, mi, mi piace perché completamente e, e poi si impara tantissimo sull'essere umano. Uh, questa sera vorrei studiare i benedittini, per esempio, i certosini, i certosini che, perché sono stato ammagliato da una, uh, da una certosa che ho visto uh, ieri che mi ha segnato. E quindi di avere, di allargare e di nutrire l'anima. E quando uno nutre l'anima, si rimette in prospettiva tutte le difficoltà della giornata. E allora tutto diventa più semplice, più facile e la notte diventa un più grande riposo. Allora, chiaramente faccio un corso di due giorni sul sonno, non vado a approfondire, ma uh, è importantissimo il modo in cui dormiamo. E come diceva San Francesco, che l'ultimo pensiero che abbiamo prima di dormire sia verso Dio. E il primo pensiero la mattina quando ci svegliamo, anche verso Dio. Questo aiuta tantissimo a evitare incubi. Uh, qual è la differenza tra eterico e astrale? Perché è possibile visualizzare accanto a noi una persona che sta lasciando questo mondo? Ah, allora quando noi andiamo di notte a dormire, prendiamo con noi una, i due livelli superiori dell'eterico e lasciamo i due inferiori attaccati. Il corpo fisico per mantenerlo in vita perché se prendiamo tutto il corpo fisico <ride> eh, non può rimanere a lungo senza l'eterico perciò se, sapete questi velcro no? che si è quando dovete attaccare o um, chiudere una, una borsa c'è cioè un velcro quando si toccano clac, e quindi giorno siamo attaccati in questo momento si state ancora sentendo le mie parole a priori siete nel vostro corpo e quando uh, la notte arriva, lentamente arriva lo strappo e il corpo emozionale, chiamato anticamente astrale, uh, si va a separare, prendendo i due livelli superiori dell'etterico, saltando un po' nei dettagli, eh, e poi c'è questo strappo, e poi dopo, quando ci svegliamo la mattina, lentamente, dolcemente, ecco perché... Non vi consiglio di svegliarvi con una sveglia o metterla sempre un po' dopo quando vi svegliate naturalmente. Questo sarebbe l'ideale perché allora il nostro corpo astrale si mette sopra il corpo fisico e lo vedo lentamente, lentamente entrare e attaccarsi. Questo sarebbe l'ideale che la luce del giorno, adesso che eh, c'è la luce un po' più presto, prestino. Eh, il momento ideale per svegliarsi con un po' di luce del, del giorno. Questo è incredibile. Um, allora, uh, pop, pop, pop. in pratica, yoga aiuta a ripassare il corpo eterico? Assolutamente. Il yoga, uh, il Tai e il Chi Kong, sono basati sull'eterico, la circolazione dell'eterico dentro di noi. Quindi, quando l'eterico è in forma, la salute c'è. E poi si rispecchia sul nostro corpo emozionale. Quindi, tutte le emozioni, il corpo quindi anticamente si chiamava corpo astrale e corpo mentale, corpo causale, tutti gli altri corpi de che vado a approfondire nei prossimi corsi. Quando di notte rimani bloccati e non riesci a muovere niente, nonostante tu cerchi con tutte le tue forze, ma sei come pietrificato, riesco solo mentalmente a pregare e poi tutto si dissolve e torni come prima. Cosa significa? Significa che non... Ossia significa che l'eterico, soprattutto l'eterico vitale, che è l'ultimo K che si va a mettere sul fisico, quindi immaginate che l'eterico vitale sia la parte che aggancia, e poi l'eterico luminoso, che è quella che viene dal nostro corpo dei sogni, non si, non si agganciano perché significa che uno o l'altro non sono forti. È come un velcro che hai usato, significa che forse... Durante la giornata siamo troppo spesso fuori dal corpo, <ride> ossia non c'è bisogno di dormire, ogni tanto <ride> dormiamo di giorno <ride> e a forza di uscire, entrare, uscire, entrare, uscire, entrare, troppo spesso il velcro non ce la fa più. Quindi significa che siamo vivi, siamo qua, siamo nel corpo, viviamo, non siamo più nel corpo, amen usciamo, ma ci deve essere, come dire, come diceva Cristo, che il tuo sì sia un sì, che il tuo no sia un no, tutto il resto non è contemplato. Ossia, io spesso mi chiedono di fare corsi sui viaggi astrale ma io dico, ma mi piacerebbe fare corsi per rimanere nel corpo, no. lo facciamo spontaneamente, talmente troppo spesso mezzi viaggi astrali d'accordo ma non sono sani per il corpo e questo danneggia chiaramente l'attaccatura del corpo fisico e del corpo dei sogni uh, anche quando muoiono i nostri animali dobbiamo aspettare a seppellirli o cremarli no perché un animale non so se avete avuto l'occasione di vedere un animale morire ma mi è caduto e vedo la nobiltà. Ci vogliono poche ore. Quando un animale sente che è l'ora, muore, semplicemente muore. Quindi ci vuole uh, pochissimo tempo. Ho avuto proprio qui, sul tavolo che è davanti a me, un gatto che purtroppo. Abbiamo accolto e è durato solo un giorno, era molto malato, e l'ho visto, è, è morto velocissimo, velocissimo, non è un nuovo attaccamento, siamo noi che giustamente, perché siamo così attaccati al fisico, che aspettiamo il decadimento dei nostri corpi sottili, e soprattutto il decadimento del nostro corpo fisico, fino a che il corpo fisico non ce la fa più a tenerci, e questo crea dolori. Morire così crea dolori e non siamo qui per soffrire. Se quando arriva l'ora abbiamo quella spinta di dire: ok, Amen. E l'ora, vado. Non c'è bisogno di rimanere. Perché cosa? Chiaramente se ci sono cose importanti da, che ci vanno a rimanere, facciamo quelle cose. Dire arrivederci vedere le persone ma una volta che questo è stato fatto ci sono tante belle cose che ci aspettano nell'aldilà perché rimanere a metà spero, spero che non ho scioccato nessuno è proprio una riflessione che ho fatto ieri sera ho deciso che se ancora non riesco a trasformare la malinconia a causa di una mancanza assenza almeno posso conferire un sorriso a questa emozione costante. Non voglio più vedere i miei occhi tristi. Questo è molto importante perché una delle zone, questo è l'esercizio che andremo a fare adesso, che vorrei proporvi, è proprio che ci sono tanti accumuli che vorrei farvi sentire, tanti accumuli di emozioni, tensioni non digerite che rimangono sugli occhi, per esempio, e che danneggiano con gli anni gli occhi, o che fanno avere gli occhi stanchi, o sulla pelle e che possono far vedere le rughe. Sono tutte emozioni che il fisico, attra attraverso l'eterico ha memorizzato. E questi vanno ripuliti. Allora, ogni notte si ripuliscono. Siamo noi da impedire il loro auto, ripulimento uh, adesso Andy, arriviamo all'esercizio perché scusate non posso rispondere alle tante domande perché sennò no, farei ancora un'ora non avrei problemi ma credo che si fa un po' tardi vorrei fare un piccolo esercizio molto semplice e vi chiedo per cominciare di fare una carezza solo sul, sulla fronte ok? accarezzatevi lentamente delicatamente ok allora vorrei chiedervi che sensazione avete quando vi accarezzate sulla fronte che okay, dovrebbe essere è piacevole o non piacevole è qualcosa che mi è dolce avvolgente come il tocco se il tocco e dolce e avvolgente significa che tricco, nei suoi quattro capi è in salute. Se invece lo vivo come un'aggressione, significa che quella zona non è abbastanza irrorata. Allora, questa zona della fronte è spesso legata al fatto: ecco, grazie, piacevole, dolce, dovrebbe essere piacevole. se non è rassicurante non è interessante significa che spesso ci sono troppi pensieri che rimangono sulla fronte preoccupazioni che impediscono all'eterico di rinnovarsi e questo di tutte le tensioni interiori e anche se l'attenzione. tensione allora secondo dove si trovano le rughe si può capire <ride> che cosa crea il problema le rughe che vengono proprio intorno al terzo occhio e vengono il fatto che non, accetto, che non accetto le mie intuizioni. Spesso le intuizioni arrivano di qua e se le rifiuto, se mi dico ma no, ma chissà, allora può creare una tensione sul testo. Che quindi, se voi carezzate su quella parte centrale, potrebbe essere che il resto sia piacevole, ma che quella lì ti dia fastidio. Questo significa intuizioni. Non ascoltate, non vedute. Poi vi chiedo di vedere, allora normalmente per tutti dovrebbe essere piacevole, la differenza con questo. Questo è quasi sempre piacevole, ok? Ecco perché facciamo i baci qua. E in quella zona provate a carezzare, quello dovrebbe essere la sensazione ideale dell'eterico. E quindi fate la verifica, dovrebbe essere... Uguale tra la guancia e la frente. Ok? Dovrebbe essere vellutata, piacevole, dolce. Ok? Adesso vi chiedo di sentire gli occhi. Chiudete un occhio, per esempio, se volete ancora vedere che cosa faccio, e accarezzate lentamente, senza premere troppo chiaramente. Sotto l'occhio sopra l'occhio l'arcata e cercate di percepire è uguale per tutto o ci sono per caso delle zone di tensione dovrebbe essere piacevole ma invece spesso non lo è questo significa che tante immagini della mia giornata sono rimaste impresse si si sono vissute con, uh, con forza nei diversi livelli dell'etere e sono rimaste ancora là e della, vado a fare la stessa cosa sull'occhio l'altro occhio l'occhio sinistro e vado a verificare se l'occhio destro la stessa sensazione che l'occhio sinistro è uguale oppure no e questa è la sensazione per vedere se quello che ho visto che mi ha fatto danno o immagini o cose che mi hanno scioccato si sono più sull'occhio sinistro significa che sono più interiori, mi hanno scioccato dentro e sono cose di me che mi hanno scioccato o che non mi aspettavo di vedere se l'occhio destro sono cose esterne, l'occhio solare, l'occhio di Orux per gli egiziani e adesso per fare la Verifica, andiamo a carezzare le spalle. E vedrete che certe zone di tensione, è lì proprio si creano delle fughe dove perdiamo la nostra energia, è Tardenzo che non riesce più a mantenere la nostra energia, perché abbiamo troppe responsabilità. Spala da un lato, spala dall'altro, e cerco di sentire come la sensazione e adesso se le massaggiate un po' di tempo le due spalle dovrebbe essere accaduto un po' di magia e vi chiedo adesso di accarezzare la fronte e normalmente dovrebbe essere molto meglio perché accarezzando le spalle accarezzando il viso abbiamo smesso di pensare Letterico da fronte va meglio. Proviamo gli occhi. E adesso dovrebbe essere ancora meglio. Perché? Perché abbiamo portato lo sguardo verso l'interno. Gli occhi sono stanchi di portare lo sguardo sempre all'esterno. Ecco un piccolo esercizio. Normalmente dovrebbe essere meglio adesso. Grazie, grazie a tutti vi dico, vi ricordo eh, vorrei dire grazie a Anna Tamurinitore, Tore a Enrico Valentini che, che hanno permesso questo incontro non so se ci sia ancora lei là, vi ricordo anche le prossime eh, date eh, le prossime date che abbiamo insieme quindi eh, abbiamo il 19 aprile eh, 2021 il 21.30, 17 maggio 22 giugno. Queste sono le, uh, prossime, le prossime incontri. Ok, così <coughs> avete tutte le date. Uh, grazie a tutti. Uh, e quindi uh, se, siete, se avete le domande, uh, non esitare a scriverle. Questo incontro sarà su YouTube e se avete bisogno di contattarmi, di sapere un po' che cosa, cosa faccio, c'è il sito che si chiama bernarrush.it, è facile, bernarrush.it, su Facebook anche avete la pagina Bernarrush Italia, uh, avete anche su Instagram, quindi uh, potete tranquillamente raggiungermi, grazie del vostro tempo, spero che vi abbia dato un po' di passione per questo corpo eterico, la prossima volta facciamo il corpo astrale e il corpo, il corpo emozionale che... Ancora, se vi è piaciuto questo, vi piacerà ancora di più perché uh, arriviamo a livelli sempre più elevati. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, Anna.